Perché vedete, tutto questo Rixi e De Stefano sono tipo le cavie che vengono vivisezionate. Stiamo parlando di Lega e 5 Stelle e loro stanno lì zitti zitti. Allora, la Lega il problema si pone, ha ragione Giannini, caro Rixi, lei mi dirà che il capitano è il capitano, però effettivamente la Toscana è il vero bottino di Salvini, perché poi appunto nelle altre regioni, insomma, una vittoria del centrodestra vi fa Io piacere, credo ma che non è roba vostra. il bottino di Salvini sia riuscire a radicare la Lega in tutte le regioni. Fino a pochi anni fa eravamo solo in una parte del paese, anche alle elezioni politiche di fatto eravamo presenti nelle amministrazioni solo in pochissime regioni italiane. Quindi poi è evidente che la vittoria della Toscana è una vittoria epocale, il Veneto direi e la Liguria sono abbastanza scontate. Però c'è anche da dire che non è che Salvini ha preso la Toscana così, ha preso la Toscana perché all'interno del centrodestra nessuno voleva rivendicare il presidente di una regione dove fino a un anno fa si dava per scontato che vincesse il centrosinistra, Cioè, più quindi si è coraggioso degli preso alleati, Salvini. sicuramente. Beh, io credo che Salvini abbia dimostrato che lui combatte in ogni territorio e questo è il motivo per cui la Lega è cresciuta moltissimo. Per quanto riguarda Luca, io spero che prenda il 90%, se poi prende più la sua lista o la Lega me ne faccio una ragione, anche perché entrambi sono della Lega, semmai è un problema all'interno della coalizione del centrodestra, perché se la somma della lista Zaia più la lista Lega è autosufficiente, vuol dire che di fatto in Veneto c'è un monocolore Lega. Ok, bravo. I numeri dipende da come li guardi. Vedi, Rix ha dato un'altra lettura. Ma